Ogni volta che guardo i miei video vedo che praticamente la luminosità fa veramente schifo, non capisco il perché. Comunque, ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova recensione. Il film di oggi di cui voglio parlarvi è un film che praticamente quando ho saputo che doveva uscire, che già si sapeva, diciamo che doveva uscire perché comunque il primo aveva avuto successo in America, qui niente. Ed è arrivato in Italia praticamente quasi un anno dopo il primo film, che praticamente quando è uscito si sapeva già che doveva esserci un seguito, solo che visto che doveva esserci sempre il regista del primo film alla regia, poi è stata cambiata la regia e questo regista, quello che era appunto il regista appunto del primo film, Matthew Vaughn, è passato alla produzione del film. Diciamo che comunque secondo me i presupposti per fare un film bello come il primo non c'erano più, anche per il fatto che appunto non ci il fatto del seguito sembrava quasi un qualcosa fatto soltanto per i soldi e niente di che. Invece i film di oggi del 2013 per la regia di Jeff Vadelov ed è Kick-Ass 2. Invece Kick-Ass 2 appunto è un film che funziona. Parlando brevemente del primo Kick-Ass, possiamo dire che secondo me, ma penso come secondo molti quelli che l'hanno visto, penso che sia un grande film, un film tratto da un fumetto che appunto voleva, ha come scopo quello di parodiare, di prendere in giro gli stereotipi dei film di supereroi. E secondo me ci riesce in maniera abbastanza buona, in maniera ottima secondo me. E la regia di Matthew Vaughn in quel film si affermava particolarmente tanto, che è uno stile di regia che abbiamo imparato ad apprezzare e ad affermare la sua bravura, appunto, questo stile di regia con X-Men all'inizio. Che succede però? Spunta Kick-Ass 2, di seguito, che era stato già praticamente annunciato, visto il successo del primo, che doveva essere inizialmente diretto da Matthew Vaughn, solo che purtroppo ha rinunciato alla regia. Non capisco perché Matthew Vaughn stia rinunciando alla regia di tutti i film, sia questo qua che anche X-Men, Giorni di un futuro passato, che è andata a Bryan Singer, di cui però lì si occupa della sceneggiatura, qui no, qui si occupa solo della produzione del film. Quindi tu questa cosa la cominci a sentire, il cambio di regia lo senti, diciamo, ma non senti il cambio di spirito più che altro che c'è nel film. Kick-Ass 2 funziona tanto, parecchio. Non in maniera incredibile, ma in maniera, in alcune circostanze, anche superiore al primo capitolo. Per quanto riguarda lo stile di regia di Jeff Padelov, chi è Jeff Padelov? Ha fatto due film, oltre a questo Jackass, che sono Nickname, Geek-Ass, no Jackass, un altro film. Nickname Enigmista, che non ho visto, e Never Back Down, che era un filmetto semplice, però con un'idea di fondo molto buona, anche con un film comunque un teen movie, però fatto in maniera. Cioè, una particolare cura, ed era questa che ho apprezzato di quel Never Back Down. Quindi, però, mi ricordo che le sequenze d'azione non erano grandissime in quel film. Qui l'azione si fa presente molto di più, e quindi il saper dirigere bene le sequenze d'azione qui è una cosa che ci deve essere, è una cosa all'occorrenza, appunto. Le sequenze d'azione si fanno sentire nel bene e nel male, cioè in che senso? Le sequenze d'azione qui ci sono e sono buone. E sono, non sono esageratamente tante, solo che lo stile di regia di queste sequenze d'azione in alcune circostanze non è a grandi livelli, cioè in alcune circostanze c'è un montaggio che è eccessivamente serrato, ma molto serrato, così come c'era anche nel primo film, solo che mentre nel primo film Vaughn riusciva a renderlo più comprensibile, riusciva a renderlo appunto cioè più visibile, riusciva a far rendere conto allo spettatore che comunque quello che stiamo guardando è una cosa che riusciamo a capire. Qui in alcune circostanze, soprattutto nelle prime scene d'azione, non riesci a capire quasi cosa stia succedendo e vedi soltanto queste sequenze d'azione montate e alla fine è quello che succede, cioè non ti rendi conto solo della fine di quello che accade, non appunto di sequenze d'azione, cioè di tutto quello che succede durante l'azione. Quindi è questo secondo me il difetto, uno dei difetti che non ha fatto particolarmente brillare Kick-Ass 2 in maniera per essere proprio grandioso a livelli incredibili, però è un film che comunque funziona. Per quanto riguarda però la messa in scena di tutto ciò che riguarda appunto Kick-Ass 2, siamo ad alti livelli. Siamo ad alti livelli. In diverse circostanze Kick-Ass è quasi maggiore del primo capitolo, perché per un semplice motivo. Il secondo Kick-Ass, questo film, osa molto di più, è molto più coraggioso del primo capitolo e questo coraggio viene messo in scena in maniera giusta.
non incredibile ma giusta, perché alcune sequenze, come ho saputo di com'era il fumetto che io non ho letto, alcune sequenze non potevano essere messe per alcuni argomenti che andavano a trattare, però quello che viene messo funziona veramente tanto. Il film ha il coraggio di usare, di osare molto di più del primo film, anche se le sequenze d'azione, le sequenze in quale si osa sono di meno, queste scene crude e violente aumentano in quantità, non aumentano tanto in quantità, più che altro in qualità, in intensità rispetto al film che abbiamo visto nel 2010, il primo capitolo. Questa cosa viene apprezzata dallo spettatore medio, diciamo. La sceneggiatura scorre abbastanza per l'ora e 45 che dura, non è mai noioso, secondo me. Il film non ha mai momenti meno concitati, momenti di riflessione particolarmente esagerati che possono abbassare il livello del film, no. Kick Ass, secondo me, è un film di intrattenimento ottimo che non riesce, che non, neanche volendo, secondo me, riesce ad essere un film esageratamente inferiore al secondo, anzi, ripeto, in alcune circostanze risulta essere superiore al suo primo capitolo per diverse circostanze, appunto. Il personaggio, parlando brevemente degli attori, di Kick-Ass, che è ancora una volta interpretato da Aaron Taylor Johnson, che negli ultimi anni sta avendo tantissime richieste e probabilmente sarà lui Quicksilver nel prossimo film di The Avengers. Aaron Johnson questa volta non che reciti male, perché recita veramente bene come ha fatto nel primo film, solo che il suo personaggio ha una caratterizzazione non ottima come era nel primo film. Sia per il fatto che viene dato molto più spazio alla protagonista femminile, cioè It Girl, interpretata da Chloe Grace Moretz, solo che il suo personaggio, alcune reazioni che ha, non sono particolarmente esagerate, cioè in che senso? Secondo me alcune reazioni umane che ha, o come tipo alcuni tipi di espressioni facciali, secondo me non vengono rese alla perfezione di come richiede il momento, appunto, in cui succedono queste cose. Quindi, però, più che questo, è stato il fatto che comunque il personaggio di It Girl qui viene sviluppato molto di più. Ed è, secondo me, questo personaggio di Kick-Ass è quasi come messo quasi di contorno a It Girl, perché secondo me è It Girl la protagonista del film, questa Moretz, Chloe Moretz, che riesce a interpretare un personaggio splendido, mentre nel primo film era una bambina, praticamente, 3 anni fa. Qui è più cresciuta, secondo me ha una bellezza particolare con le Moretz, non è bellissima, però c'è quella bellezza che comunque è quasi affascinante in determinate situazioni, è il tipo di messa in scena del personaggio, il suo apprezzare comunque, il suo mettere in scena la complessità, l'introspezione, il comportamento in generale, secondo me da parte di Chloe Moretz, da parte di Jeff Vadlov per Chloe Moretz, secondo me funziona. Per quanto riguarda, appunto, c'è questo aspetto di caratterizzare Chloe Moretz rispetto a Kick-Ass, cioè rispetto a Aaron Taylor Johnson, non è una cosa negativa, perché secondo me funziona anche il fatto di avere lei come protagonista, cioè non è lei la protagonista, si vede che Kick-Ass è protagonista al di fuori del titolo, vabbè, però se questa cosa è comunque lei abbia molto più spazio, non è una cosa negativa, perché funziona comunque alla fine guardando l'intero film. Poi c'è un personaggio che è quello di Jim Carrey, che è il personaggio di punta dell'intero film. Ci sono state un sacco di questioni, il film è violentissimo, io mi dissocio. Intanto il cachet se l'è preso il caro Jim Carrey, poi dopo ha buttato un po' di fango sul film di Kick-Ass 2. E Chloe Moretz ha fatto bene a rispondergli dicendo: guarda, stai esagerando, è soltanto un film di cui parliamo. Jim Carrey qui è un personaggio emblematico. Jim Carrey è un grande attore, lo conosciamo tutti, ottimo caratterista. Qui è un po' emblematico, non che il suo personaggio sia un cameo, perché comunque non è che compare tipo in una scena, però compare in poche scene, non è un personaggio particolarmente sviluppato, non è uno dei protagonisti, è un personaggio quasi di contorno, però nonostante abbia delle poche parti riesce a essere comunque divertente, ben caratterizzato senza dubbio, sopra le righe, perché come si vede già dal trailer si comincia a intuire, ed è anche sorprendente in tutti i sensi tutto ciò che succede appunto con Jim Carrey e al personaggio di Jim Carrey. Al di fuori di questo, il villain Christoph Mintz-Plasse, che è il McLovin di Saber e Superbad, e appunto ha fatto anche Voices, un sacco di film, che era un attore principalmente comico, qui riesce a rimanere comunque nell'aspetto comico, anche se riesce a quasi a fuoriuscire. Questa cosa è magnifico, un personaggio bravissimo,
veramente molto molto bravo, divertente, sopra le righe, e a lui ci sono le sequenze d'azione, ma anche comiche, e anche le battute più graffianti del film, che vengo appunto incentrate su di lui, che funzionano veramente veramente tanto secondo me. È un po' anche tutta la questione del film. Il film, come il primo, riguarda molto le sequenze d'azione e la sequenza comica, l'introspezione dei personaggi, però qui l'introspezione dei personaggi viene messa in secondo piano, tranne per It Girl, per dar più spazio alle gag comiche, ma ancora più spazio alle sequenze d'azione. Questa è una cosa che comunque che funziona, potrebbe far storcere il naso a molti, ma funziona cinematograficamente parlando. La sceneggiatura, i problemi che ha, non sono questi qua di caratterizzazione di personaggi, però più che altro il problema è quello di non essere, cioè di avere delle sequenze che sono sopra le righe, ma sono sequenze del fumetto che io non ho letto, ho sentito dire, delle sequenze che ci dovevano essere, solo che mentre alcune parti modificate dal fumetto sono geniali, nel modo in cui vengono messe in scena, altre secondo me, proprio visivamente al cinema, cinematograficamente parlando, secondo me funzionano poco, e alcune risultano anche un pochino ridicole, in alcune circostanze io ho detto no, vabbè, questa cosa secondo me non ci stava, però secondo me questa cosa ci sta, di inserire queste sequenze ridicole, alcune perché fanno parte del fumetto, altre invece secondo me non l'avrei messe. Anche il fatto che il film in alcune circostanze abbia le caratteristiche di un teen movie, che è tipico di Vad, l'ho visto Never Back Down, cosa che invece nel primo film erano fatte molto molto di meno, e rimane comunque coerente con lo stile del film. La fotografia secondo me è diversa rispetto al primo film, lo è rispetto al primo film, solo che qui riesce comunque ad essere quasi un film leggermente più adulto, mentre lì era molto più colorato, molto più basato sulla caratterizzazione dei personaggi, qui nonostante la fotografia sia più adulta è molto più giocherellone, molto più azione, ma alcune sequenze sono veramente mozzafiato, non dal punto di vista visivo, ma dal punto di vista dell'intrattenimento che chi Cass dà al punto al film. È un film sopra le righe, non è un film perfetto, in alcune circostanze forse è meno accurato del primo, però è un film comunque valido per la sua immediatezza e per il suo coraggio nel mettere in scena determinate sequenze che c'erano nel fumetto e alcune battute, e modificare appunto alcune che non potevano esserci. E secondo me Kick-Ass 2 funziona veramente tanto, uno dei migliori blockbuster dell'anno secondo me. E poi rimanete in sala fino alla fine, titoli di coda, io non ci sono rimasto come un deficiente perché non lo sapevo, però poi ho saputo che c'era la scena, che è importantissima per lo sviluppo della storia, appunto per i capitoli successivi. Niente, la recensione di Kick-Ass 2 finisce qui, fatemi sapere chi l'ha vista, cosa ne pensa sotto, e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti.